partito col Trapani, no? Sì, si riparte con entusiasmo, anche perché in questo momento ci vuole una buona dose di entusiasmo. Ripartiamo dalla bellissima, credo, bellissima prestazione di domenica contro una squadra forte. Ce la siamo giocata alla pari, anzi abbiamo avuto un paio di occasioni dove magari potevamo sfruttarle meglio e ripartiamo da qua per un'altra partita importante. Ecco, un punto che pesa, no? Anche perché state entrando nell'ottica della squadra che, nel suo malgrado, sta lottando per evitare i play-out, quindi ogni punto è sempre, soprattutto in situazioni del genere, contro squadre del genere, e situazioni che si vengono a creare durante la partita, mi riferisco chiaramente all'inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. Sì, ripeto, è stata una grandissima prestazione perché è stata portata in porto questo paese, questo pareggio è stato portato in porto soprattutto con grande sacrificio. Non era facile da più di 35 minuti giocare in 10 contro, ripeto, contro giocatori fortissimi per questa categoria. Quindi dobbiamo ripartire dalle nostre certezze, sappiamo che dobbiamo lottare su ogni pallone perché ormai da qui in avanti le partite sono sempre meno e i punti sono pesanti, quindi dobbiamo cercare di fare più punti possibile da qua fino all'ultima partita. A partire, ecco, dalla trasferta sul neutro di Brindisi contro la Virtus Francavilla, insomma, un pezzo abbastanza importante, no? Sì, ma ripeto, purtroppo il campionato di Lega Pro, soprattutto il girone di ritorno, è un altro campionato. I punti valgono doppio e quindi, ma noi non, in questo momento qua non bisogna vedere chi incontriamo, sinceramente, noi dobbiamo scendere in campo, dare l'anima e cercare di trarre sempre il massimo, perché ripeto, siamo in una posizione dove non ci consente più di fare passi falsi e quindi, come ho detto prima, se arriva il punto ce lo dobbiamo tenere stretto perché poi alla fine dell'anno potrà pesare tanto. Ecco, sono venuti due pareggi, diciamo, uno diverso dall'altro per quanto riguarda quello che è stato l'esito, o meglio le aspettative in effetti. Ma in voi comunque c'è ancora fiducia sull'obiettivo da raggiungere? Assolutamente sì, lavoriamo ogni giorno per tirarci fuori il prima possibile da questa situazione. Ripeto, ne è stata grande prova domenica, che è stata una squadra che rispetto magari ad Agragas, contro l'Agragas, non ha mai mollato. Ha avuto l'occasione per segnare, siamo stati ben messi in campo sempre, anche in 10 siamo stati equilibrati, ci difendevamo bene e ripartivamo bene, quindi c'è massima fiducia nei nostri mezzi. In effetti non hai fatto rendere una parata, no? Sì, Che lo no, ricordi appunto, appunto, non è comunque. arrivato un tiro in porta, diciamo, pericoloso, e quindi siamo convinti che l'obiettivo si possa centrare benissimo. Ecco, tornando alla partita con la Virtus Francavilla, c'è il tecnico che dice sempre noi dobbiamo sempre pensare a noi stessi, eccetera. Però ecco, tu hai avuto modo comunque di affrontarla nel giro dell'andata, Sì. questa formazione pugliese. Ecco, che idea ti sei fatto e che squadra pensate di potervi trovare di fronte? Ah, sicuramente come io lo incontrai quando ero nel rende e quindi dicevamo che eravamo due sorprese perché eravamo tutte e due a pari punti là sopra, quarto e quinto posto e quindi mi ricordo che è stata una bellissima partita equilibrata fino all'ultimo. Loro sono una squadra giovane ma che corre tanto, è una squadra rognosa. Poi a gennaio ha fatto un paio di innesti, quindi ha migliorato ulteriormente la propria rosa. Quindi non si trova, secondo me, al sesto posto Per giù caso. per caso, ecco. Quindi dobbiamo stare attenti, ma consapevoli che noi abbiamo tutte le potenzialità per andare a Brindisi Fare il a fare il risultato. risultato pieno, sì. Ecco, proprio per finire, si parlava di fiducia di squadra. Mi riferisco a te personalmente, sei appena arrivato e ti sei preso, insomma, la maglia da titolare. Un segnale di fiducia nei tuoi confronti, no? Sì, è stato un segnale di fiducia da parte della società, del mister, perché se no, nel senso che io ero a Rende ed ero quarto in classifica, quindi appena ho saputo la chiamata della Casertana, diciamo che ho accettato subito perché mi piacciono le sfide, ecco. Sappiamo che questa, non è una sfida impossibile, però è una sfida che bisogna
comportarsi in maniera decisa. Però bisogna lavorare Bisogna lavorare duramente. tanto, quindi ripeto, a me piacciono le sfide e ho accettato con grande entusiasmo a venire qua a Caserta. Poi il gruppo, ripeto, il gruppo qualcuno lo conoscevo, qualcuno ho giocato contro negli anni scorsi e mi sono integrato subito Subito. benissimo, sì, c'è grande feeling con i miei compagni, piano piano sto entrando nei meccanismi del mister, anzi più velocemente possibile, Ecco, però scusami, ripeto. metterci quei giocatori, lo dicesti già in conferenza stampa, quei giocatori che già conoscevi, con i quali hai anche Ho giocato sia con giocato De Lira. con De Vena, ho giocato con Danna e con E Turchetta. Turchetta, Sì, infatti. sì, sì, sì. Perfetto. Grazie. Prego. Grazie.